Volevo godermi 5 secondi di questo sole bellissimo, che non riesco a godermi mai perché il sole c'è solo da questo lato della casa dove abbiamo un terrazzino di 1 metro per 1. Però oggi è proprio estate. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi stavo pensando, rimuginando su me stessa, su quali video vi sarebbe potuto piacere vedere in questi giorni. E al di là del fatto che voglio assolutamente ricominciare a fare qualche vlog più introspettivo, anche se il periodo è veramente molto difficile da affrontare come discorso, ma voglio provarci per voi, ho pensato che un video che poteva essere interessante erano 10 consigli su come fare una spesa consapevole e quindi cercare di tenere presente anche e sempre comunque il nostro impatto sull'ambiente, anche in questo momento in cui siamo in casa, in cui andare a fare la spesa è l'unica cosa che possiamo fare. Spero che il video possa esservi utile. Ovviamente sono dei miei consigli personali, anche in base a come mangio io, e spero che vi possano far piacere. Primo consiglio: fare la lista della spesa. Allora, sembrerà una cosa banale, però almeno per quel che è stata la nostra esperienza, soprattutto i primi giorni che andavamo a fare la spesa nel primo periodo di quarantena, ci è capitato un sacco spesso di comprare cose slegate tra loro, cioè magari andando a gusto o a piacere, abbiamo preso un sacco di cose magari sfuse, che poi però quando siamo arrivati a casa durante la settimana ci rendevamo conto che non sapevamo come abbinare ad altre cose per mangiare. Quello che vi consiglio di fare è fare una lista anche di quello che vi piacerebbe fare durante la settimana, di quello che vi piacerebbe cucinare e mangiare, così che quando poi andate a fare la spesa sapete già, avete il tempo dimezzato perché non girate per il supermercato. Magari fatevi anche un giro su YouTube o su Facebook per vedere cosa vi piacerebbe replicare in casa e così insomma, avrete sicuramente un'idea più chiara di come fare la spesa. Secondo consiglio: sia benedetta l'autoproduzione. Il secondo consiglio che a noi ha veramente svoltato questo periodo, e anche qui ci siamo arrivati dopo, non è stata una cosa che abbiamo fatto sin dall'inizio, è stato produrre in casa. Produrre in casa quante più cose possibili. E dall'inizio della quarantena ad oggi abbiamo fatto biscotti, torte, pizze. Io addirittura ho fatto il pane, due ingredienti senza glutine, di cui poi vi metterò il What I Eat in a Day, e di cui sono troppo fiera perché è venuto buonissimo. E questo ha sicuramente fatto in modo non solo per noi di risparmiare, ma anche di uscire meno spesso. Ho fatto anche l'hummus fatto in casa, potete fare il pesto fatto in casa, la passata di pomodoro, potete fare tantissime cose in casa e sono veramente molto semplici. Molto spesso, tra l'altro, per fare queste cose non avete bisogno di andare al supermercato, ma veramente potete andare solo dal fruttivendolo a comprare frutta e verdura per poi fare le cose in casa. Quindi grande spazio all'autoproduzione. Un'altra cosa, per esempio, è che io ho avuto un po' di gengivite, mi sanguinavano un sacco le gengive circa 2 settimane fa. E quindi cosa ho fatto? Ho preso un bicchiere d'acqua, ci ho messo dentro un pizzico di sale perché ho cercato online rimedi naturali per la gengivite. Nel giro di una notte mi è sparito. Cioè, io sono stata male per una settimana. Quella notte, che avevo proprio troppo dolore, ho deciso di fare questa prova con degli sciacqui di acqua e sale. E il giorno dopo non avevo più niente. Però per la prima cosa che mi era venuta in mente era: voglio uscire, devo andare a comprare il colluttorio, oddio, devo andare in farmacia. E invece ho potuto risolvermela per conto mio. Terzo consiglio: prediligete il fruttivendolo. Non so se ne avrete la possibilità, ovviamente sempre in base alla vostra possibilità. Noi abbiamo un solo supermercato vicino casa, di quelli seri, e l'Emporio biologico. Però il supermercato che abbiamo vende soltanto frutta e verdura confezionata, che per me è una cosa inconcepibile, cioè proprio inconcepibile, ma nel tipo che 4 mele, 4 banane con la vaschetta di polistirolo e sopra la pellicola trasparente. Cioè, per me è una cosa folle e quindi io non voglio mai comprare quelli, non abbiamo mai acquistato da loro e ci stiamo appoggiando a dei fruttivendoli che non hanno una frutta e verdura che mi fa impazzire. Però, se voi avete fruttivendoli di fiducia, mi raccomando, prediligete la roba sfusa. Quindi avete un fascione di insalata che a noi quando lo compriamo ci dura tutta la settimana perché io lo lavo appena tornata a casa. Quattro consiglio: lavare sempre frutta e verdura per mantenerla di più, quindi si lega a quello precedente. Come lo faccio? Io, se posso, prendo una bacinella di acqua e a volte le disinfetto con la mucchina per alimenti che abbiamo, così da pulirla più velocemente e prima possibile, o altrimenti con acqua e bicarbonato, che è anche una soluzione disinfettante abbastanza efficace. Ovviamente la mucchina è più efficace, però per quei lavaggi, magari se sapete con certezza che è un fruttivendolo di cui vi fidate, che vende magari frutta e verdura biologica, potete utilizzare soltanto acqua e bicarbonato. Una volta finito questo, per farla mantenere di più, non lascio mai frutta e verdura nella plastica in cui ho comprato le cose, per esempio quando mi danno i bustoni di plastica o i bustoni di carta. Però io comunque tiro tutto fuori, lavo, asciugo,
arrotolo nel panno da cucina, quindi arrotolo o nei canovacci umidi, quindi potete prendere un canovaccio di stoffa, inumidirlo e arrotolarlo, oppure nella carta degli Scottex. Arrotolo tutto e metto in frigo. Quinto consiglio legato all'autoproduzione che dicevamo prima: cercate di comprare quanto più possibile materie prime. Le materie prime, infatti, sono comodissime, o almeno io sto riscoprendo la bellezza della comodità di avere le materie prime. Calcolate anche che cucino per due persone e non per cinque, quindi sono avvantaggiata. Però, soprattutto per me che mangio senza glutine, è stata veramente una svolta. Infatti, più che comprare prodotti pronti o confezionati, l'autoproduzione comprando le materie prime, tipo la farina senza glutine, la farina per dolci senza glutine, la farina di ceci, la farina di grano tenero per lui e tutte queste materie prime base che ti durano quindi per più preparazioni, io ho avuto modo di cucinare tantissime cose diverse durante le settimane, tra cui la pizza fatta in casa, ne abbiamo provate tantissime a seconda delle farine che ho trovato, ma sono 4 settimane che stiamo in casa, anzi questa è la quinta, e riusciamo comunque ad averne ancora da parte, le abbiamo riprese circa 2 o 3 volte, perché comunque ogni volta cuciniamo per due. Però insomma, soprattutto se siete da soli, confidate tantissimo nella possibilità di comprare le materie prime come la farina, il lievito per dolci, il lievito di birra, le uova, le banane che possono essere molto comodi da utilizzare al posto delle uova, lo yogurt, il vino bianco, aglio, cipolla, tutti quegli ingredienti base fondamentali che vi servono per le preparazioni più buone e per preparare le cose in casa. Sesto consiglio. Attenzione alla plastica. Questo sempre perché comunque al di là del fatto di vivere zero waste o meno, il nostro impatto sull'ambiente è sempre molto importante. Quindi ricordiamoci quanto più possibile di prediligere packaging in vetro, in metallo, in carta e poi se proprio non possiamo farne a meno in plastica. Ma ricordiamoci sempre che tutto quello che noi compriamo finisce nel bidone della plastica, della carta, dell'indifferenziata, del vetro e del metallo e deve poi essere smaltito. Quindi comprare eccessivamente cose co prodotte o comunque confezionate in plastica è da evitare, cercate di evitare cibi pronti o meglio, è comodo averne, però non compratene tantissimi perché innanzitutto scadono molto velocemente e secondo producono in plastica che non serve, quindi se potete comprare cose sfuse che non hanno la plastica, fateci molta attenzione. E sempre a proposito di questo, potrebbe essere un momento interessante per fare degli acquisti online e supportare delle realtà che magari in questo momento sono in difficoltà. Come noi che abbiamo, cioè come me che ho comprato il tappetino per il forno in silicone riutilizzabile, quindi una volta acquistato non comprerò mai più la carta forno, in un sito di cui mi deve arrivare un pacco a breve e poi vi farò vedere quando l'avrò aperto. Quindi insomma, prediligete anche questo, oppure anche io in un video vi ho fatto vedere la pellicola in cera d'api al posto della pellicola trasparente. Le pellicole in cera d'api o in cera di soia sono molto molto comode, ci sono un sacco di siti che hanno bisogno di essere tuttora diciamo supportati, che le vendono e sono comode perché sono lavabili, riutilizzabili, impermeabili e potete utilizzarle al posto della plastica, quindi senza dover consumare in continuazione plastica. Settimo consiglio, confezioni a lunga scadenza. Questo è un consiglio che è tra metà e metà, cioè nel senso che molte cose che si comprano con scadenza a lungo termine sono strapiene di conservanti, però ce ne sono altre che invece sono a priori vendute in confezioni di latta e sono destinate a priori a lunga scadenza, come per esempio il mais, i fagioli, i ceci, i piselli che potete ovviamente comprare non cotti ma crudi e poi cuocere voi, però esistono anche delle confezioni già pronte, se riuscite a trovare quelle di coltivazione biologica e organica e anche il tonno per esempio, è molto comodo poterne avere in casa perché quelli vi durano per tanto tempo e quando poi ne avete bisogno potete cucinarli, ma sono cose che comunque vi rimangono. Io ho preso biologici i fagioli, ho trovato anche i ceci, ho comprato delle scatolette di tonno di una qualità di un tonno molto molto buona e quindi anche quello mi assicura di avere un po' di cibo da parte che ha lunga scadenza. Stessa cosa potete fare con il latte se ne bevete. Io per esempio bevo il latte d'avena e il latte d'avena ne ho comprate 3 confezioni, sono a lunga conservazione quindi non ho bisogno di consumarle breve. Ne ho comprate 3, li stanno, io faccio colazione ogni tanto con il latte, quindi mi va bene così. Ottavo consiglio, se siete a piedi, portatevi sempre le buste. Allora, questo è più un consiglio per gente come me che si trova bloccata in una città che non è la sua e che magari non ha la possibilità di andare a fare la spesa con la macchina. Mi è capitato veramente troppe volte in questo periodo di andare a fare la spesa senza le buste, perché magari ci andavo da lavoro e non me ne ero portate appresso, oppure magari ero scesa al volo per comprare un paio di cose e sono scesa senza buste.
Le buste sono importanti per due motivi. Il primo perché evitiamo consumo di plastica e anche di buste biodegradabili che comunque devono essere smaltite. E il secondo perché molto spesso, soprattutto per me che sono a piedi, non avendo modo di poter caricare chissà quanto me stessa, ho bisogno che quantomeno le mie buste reggano. E invece mi è capitato troppe volte che queste buste enormi, strapiene di roba, bucate, che le dovevo tenere con due braccia, terribile. Avere le buste di cotone o quelle di plastica dura tipo quella dell'IKEA, che una volta che le compri ce l'hai per tutta la vita, è molto comodo, quindi ricordatevi quando andate a fare la spesa di portarvi le vostre buste di cotone perché sarà veramente molto utile, ve l'assicuro. Nono consiglio, le coccole sì, ma non troppo, cioè all'inizio della quarantena soprattutto è stato tipo, siamo andati spediti a comprare le peggio schifezze, cioè non lo so, per qualche sorta di guilty pleasure abbiamo comprato un sacco di cose buone che poi però, stando tutto il giorno a casa, viene desiderio spontaneo mangiare in continuazione. Questo non fa bene né a noi né alle nostre tasche perché poi finivamo a comprare sempre le stesse cose 2000 volte e quindi anche lì fatevi un'idea di quelle piccole delizie che volete avere a settimana, che ne so, il dolcino, il pacchetto di patatine, il gelato, così, e compratene non più di una settimana, così almeno vi eviterà di venire la voglia in continuazione di comprare queste cose, a meno che non comprate un pacchetto e sapete che vi dura per 2 settimane e quindi ne potete comprare più di uno. Io personalmente un pacchetto mi dura una serata, quindi cerchiamo di evitare di comprare troppe schifezze per avere poi la tentazione in casa di mangiarne in continuazione. E in alternativa a questo, delle cose che mi sto trovando molto comoda a comprare sono banane, carote e fragole che spizzico durante la giornata quando sono a casa, mi annoio da morire, e durante anche il lavoro a volte sono nervosa, ho bisogno di scaricare un po' di tensione, di solito quando sono al lavoro mi porto il mio borraccione d'acqua, ce l'ho anche qui, ma avendo anche il cibo avrei voglia e quindi dico ok, mi mangio la carotina e così almeno sono più tranquilla e non mi sento di appesantire ulteriormente il mio corpo per la giornata. Decimo consiglio, attenzione ai loghi e attenzione a quello che comprate. Allora, una cosa fondamentale che dovete sempre tenere a mente è che ogni cosa che voi comprate ha dei simboli e sopra i simboli di queste confezioni c'è da scoprire tantissimo riguardo a quello che state comprando. Per esempio, io qualche giorno fa su Instagram, dove mi chiamo Daria del Naturale anche lì, ho scoperto che, cioè, ho fatto vedere a una ragazza che sul bricchetto del latte di soia che avevo comprato c'era il simbolo del Rainforest Free e ho spiegato che cosa significava questo simbolo, cioè che questo tipo di soia è stata coltivata senza impattare le foreste pluviali, il che è importantissimo perché uno dei grandi danni delle foreste amazzoniche che hanno provocato gli incendi dell'anno scorso sono state le coltivazioni di carne rossa e anche di soia, oltre che, come noi sappiamo, ci sono tantissimi altri frutti e verdure, ma anche altri prodotti che noi utilizziamo, come per esempio l'avocado e l'olio di palma, che provengono da coltivazioni sempre ad alto consumo e ad alta produzione che danneggiano tantissimo l'ambiente. Allora, mi raccomando, quando comprate le cose, controllate sempre quello che state acquistando, perché non sempre l'alto costo può essere associato a un prodotto di qualità, quanto non sempre il basso costo significa convenienza. Dovete sempre stare attenti a quello che scegliete. Io personalmente sono abbastanza convinta che, come vi ho detto sempre, il mio corpo è il mio tempio, per cui quando voglio, cioè io sono quello che mangio, per cui cerco di comprare soltanto cose che so che fanno bene al mio corpo. Ovviamente io non sono, innanzitutto non ho tutti questi soldi per avere sempre la possibilità di comprare all'emporio biologico e secondo non posso sempre esclusivamente comprare tutto quello che voglio nel momento in cui ne ho bisogno, quindi è ovvio che ogni tanto compro anche io cose che non è che proprio facciano bene, però mi raccomando, soprattutto quando comprate magari roba fresca o roba che sapete per cui volete fare magari qualcosa di particolare, un buon pesto fatto in casa, di scegliere prodotti che abbiano poco impatto e che danneggino poco l'ambiente, per esempio i prodotti che sono palm oil free, i prodotti che non danneggiano l'ambiente, che magari per il corpo sono cruelty free, plastic free, BPA free, sono tutti questi piccoli simboli che non necessariamente significa che non impattano l'ambiente, perché molto spesso le aziende fanno il greenwashing e quindi con il diciamo con le etichette più accattivanti vi convincono a comprare poi prodotti che non vi che non fanno veramente bene. Però comunque, in ogni caso, fate sempre molta attenzione a quello che comprate, perché di solito sulla confezione c'è scritto tutto e anche se qualcosa è riciclabile o no. Bene ragazzi, il video è finito. Spero vi sia piaciuto. Io personalmente l'ho trovato un sacco interessante, sono felicissima di averlo fatto, non pensavo venisse così carino, però significa che bene, questa consapevolezza, questa quarantena mi sta portando un po' di consapevolezza, dai. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se sapevate già queste cose, se ci fate caso anche voi, se ci sono altri consigli che volete darmi che mi fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, un abbraccio al prossimo video, ciao!